Allora, io sono Roberto Balò, che sono un docente di italiano L2, formatore e autore di Ornimi Editions. E mi ricollego appunto all'argomento di oggi, che è l'ebook, però questa volta l'ebook fai da te. L'ebook fai da te. Diciamo, no, non sostituisce naturalmente gli ebook di Ornimi, ma poiché i manuali non sempre coprono o riescono a coprire tutto quello di cui abbiamo bisogno, le nostre necessità didattiche o quelle dei nostri studenti, potremmo avere bisogno anche di preparare noi stessi un ebook didattico, oppure, meglio ancora, in un'ottica di didattica capovolta, farlo preparare agli apprendenti. Ma vediamo gli argomenti di questo webinar. Qui vi ho messo il mio libro Italiano L2LS Digitale, dove potrete trovare, c'è una parte dedicata all'ebook e anche a altri argomenti che affronteremo durante questo nostro incontro. Gli argomenti sono i seguenti. Intanto vedremo perché integrare le glottotecnologie nella didattica. Vedremo gli ebook fai da te, come funzionano e in pratica vedremo anche questa applicazione web-based che si chiama EPUB Editor, che ci permette appunto di creare degli ebook. Infine vedremo altre tre applicazioni che sono state usate nell'esempio che vi proporrò e che possono essere appunto integrate all'interno dell'ebook oppure usate anche da sole estemporaneamente. Perché integrare le glottotecnologie nella didattica? Allora, per prima cosa aumentano la motivazione negli studenti, specialmente per gli studenti che amano il gioco, amano la sfida, amano anche per gli studenti, diciamo, cinestetici, perché comunque il touchscreen è comunque un'esperienza tattile e quindi ci può essere inserita nella cinestetica. Una cosa importante è che le attività che creiamo con le glottotecnologie sono riutilizzabili, cioè una volta create potremo sfruttarle all'infinito, virtualmente all'infinito, con tutte le nostre classi o studenti individuali. E altra caratteristica importante è che sono riadattabili, ovvero una volta create in modo semplice possiamo correggerle, aggiungere materiali o toglierli o semplificarli o renderli anche più complessi. Le glottotecnologie inoltre stimolano l'autonomia dell'apprendente, cioè l'apprendente impara a imparare. Altra cosa importante è che in molti casi abbattono il filtro affettivo. Il filtro affettivo è questa ipotesi psicologica di Krashen che prevede che l'acquisizione linguistica avvenga quando siamo tranquilli, quando non ci sono stati ansiogeni e quando l'apprendente, lo studente si trova in una situazione ottimale, è proprio allora che avviene l'acquisizione linguistica, ovvero l'acquisizione profonda della lingua. Permettono la personalizzazione. Ci capita spesso di avere classi con livelli linguistici non omogenei. Ecco, in questo caso, rapidamente e con semplicità possiamo adattare
le glottotecnologie a livelli diversi. Oppure anche per studenti che hanno i cosiddetti bisogni educativi speciali, cioè gli studenti con bisogni educativi speciali. E, ad esempio, essere di una L1 diversa da quella del gruppo classe, questo rientra tra i bisogni educativi speciali. Le glottotecnologie, come ci ha ben raccontato Gennaro, si adattano ai diversi stili di apprendimento. Quindi non mi soffermerò sugli stili di apprendimento perché ne abbiamo già parlato approfonditamente. Altra caratteristica importante è che espandono lo studio nello spazio e nel tempo. Cosa significa questo? Che non necessariamente bisogna svolgere le attività con glottotecnologiche nella classe, ma possono essere date da svolgere anche come rinforzo per casa. E questa qui, appunto, permette di uscire dallo spazio dell'aula o comunque lo spazio chiuso che può essere della lezione individuale o di gruppo e lo studente, come diceva prima anche Gennaro, faceva l'esempio che ascoltava gli audio in metropolitana, la stessa cosa, queste attività possono essere svolte semplicemente con il proprio smartphone, il proprio tablet. Appunto sull'autobus o a casa prima di andare a letto, e questa cosa rispetta anche le strategie di apprendimento degli studenti, perché sappiamo bene che ogni studente ha le proprie tempistiche, ha bisogno di un tempo, i tempi dell'apprendimento e dell'acquisizione sono diversi per ognuno di noi. E quindi la possibilità di esercitarsi, di studiare con i propri tempi è molto fondamentale. Inoltre sono un appiglio con il reale, perché tutti noi siamo tutti i giorni con smartphone a registrare, a scattare foto, a compilare moduli, e quindi è un appiglio con il reale, con la realtà, e che questa è una cosa molto importante perché, soprattutto appunto per gli stili di apprendimento concreti, è fondamentale. Inoltre, rafforzano le competenze digitali. Vorrei ora, prima di passare alla slide successiva, sottolineare nuovamente il verbo integrare. Perché le glottotecnologie non devono essere preponderanti all'interno della lezione. Le glottotecnologie sono un supporto sia per noi insegnanti sia per i nostri apprendenti, sono una possibilità in più, un'espansione della nostra didattica. Okay? Vediamo allora. Cosa sono gli ebook fai da te? Quali sono le caratteristiche principali? E le abbiamo un po' già viste con Gennaro, prima di tutto c'è l'interattività, quindi vi si possono inserire esercizi di tipo drag and drop, ovvero si cattura un elemento e si può spostare nello schermo, si possono fare dei completamenti, domande a scelta multipla o anche domande aperte. L'ipertestualità, ovvero la possibilità di inserire link che puntino verso l'esterno del libro. L'accessibilità, perché sono accessibili da qualsiasi device. La multicodicalità, anche qui ne abbiamo parlato, quindi la possibilità di inserire testi scritti, video, audio, immagini. Sono condivisibili. Ad esempio anche sui social oppure su Classroom.
E sono aggiornabili, quello ne abbiamo già parlato, se è vero, se i contenuti sono obsoleti o vogliamo arricchirli di materiale, aggiungere materiale, vediamo che una parte è un po' debole, possiamo espanderli e quindi e farlo in ogni momento. I Pub Editor è una piattaforma che permette l'autoproduzione di ebook. Le pubblicazioni, appunto, con i Pub Editor sono condivisibili online, quindi tramite un link possiamo condividerlo con i nostri studenti e sono anche esportabili in vari formati, tra cui anche il PDF. Il Pub Editor è semplice e gratuito. Ora, in realtà non è del tutto gratuito, ci sono un paio di funzioni che prevedono un abbonamento, ma le funzioni di base più importanti e fondamentali sono tutte accessibili senza abbonamento, con la semplice registrazione. Cosa possiamo fare con il Pub Editor? Realizzare in pochi semplici passaggi degli ebook comprensivi di elementi multimediali e completi di esercizi autocorrettivi. Okay? Quindi si svolge l'esercizio e riceviamo la correzione. Si possono possibile condividere la visualizzazione delle pubblicazioni con gli altri utenti di Pub Editor, poiché c'è sui Pub Editor c'è una vetrina comune, sì, quindi è possibile anche trovare degli ebook già pronti su degli argomenti che ci interessano e condividerli con un link. Si possono infine esportare in vari formati. Ma vediamo subito, vi faccio vedere un esempio, almeno si capisce bene ciò di cui stiamo parlando. Questo qui che vedete è la copertina di un ebook che ho realizzato per un livello 1 sulle stanze e l'arredamento. Adesso cliccherò, si dovrebbe aprire e voi dovreste vedere proprio i Pub Editor, lasciamolo così. Qua su c'è il titolo, le stanze e l'arredamento, la copertina del libro. A sinistra abbiamo il menu con le varie pagine e con queste frecce possiamo sfogliare il libro oppure anche andando direttamente sul menu. Quindi nell'introduzione spieghiamo la finalità di questo ebook. Svolgendo le attività e gli esercizi, imparerai i nomi delle stanze della casa e di alcuni oggetti di arredamento. Svilupperai inoltre la tua conoscenza dell'italiano attraverso comprensioni audio e video. Andiamo alla prima pagina. La prima pagina ci offre un'attività di accoppiamento con il drag and drop, ovvero si prendono gli elementi e si spostano nella pagina. Quindi è un semplice esercizio di abbinamento dove si vedono abbinamento parole e immagini. Nelle immagini ci sono quattro stanze. Noi, ad esempio, il bagno, mettiamo qui, la cucina. Facciamo un errore. Ora vabbè. Aspettate, non riesco a spostarlo. Eccolo, perché non l'ha aperto del tutto. Perché mi faccio. Vabbè. Eccolo, l'ho preso. Poi clicchiamo conferma e naturalmente abbiamo fatto un paio di errori e l'ebook ci permette però di riprovare. Quindi potremo correggere e a questo punto l'attività è stata svolta correttamente. Questa cosa è molto importante, secondo me, perché
c'è anche un punteggio, possiamo metterlo o non metterlo, però la possibilità di provare l'esercizio, la possibilità di commettere errori, a mio avviso è molto importante, perché e questo rientra appunto nell'ipotesi di Krashen sul filtro affettivo, cioè non venire giudicati. Permette di rilassarsi, non provare ansia e quindi di imparare meglio, di acquisire meglio la lingua. Ok, nella pagina successiva ci sono le quattro immagini precedenti che sono state rese interattive attraverso l'applicazione di Genially, quindi andando su questi puntatori, possiamo leggere il nome di alcuni oggetti dell'arredamento, della cucina, oppure del salotto o soggiorno. Abbiamo il divano, il tavolino, la poltrona. Andiamo in bagno, avremo la doccia, la vasca. Andiamo ancora in camera da letto, abbiamo appunto il letto, il cuscino, eccetera. A questo punto l'ebook ci propone quattro domande. Queste domande si trovano nella piattaforma di EPUB Editor, mentre quelle di Genially sono state inserite. Queste qui le troviamo sui Pub Editor. Quindi, in quale stanza si trovano i seguenti oggetti di arredamento? Il divano, il tavolino e la poltrona. Quindi sarà in soggiorno. Conferma. Ok, perfetto. E possiamo andare avanti. Questo è un altro esercizio vero o falso. Quindi, che cosa c'è in bagno? La vasca. Il divano no, la lavatrice sì, la tavola no, lo specchio sì, il piumone no, i fornelli no. Ok, anche questo esercizio è andato a buon fine. Come vedete, stiamo parlando per un livello 1, quindi sono molto semplici e le attività sono anche in ordine crescente di difficoltà. La terza domanda è molto simile all'altra, dove troviamo il piumone, il comodino e l'armadio, e quindi in camera da letto. Naturalmente, se sbagliamo, anche qui abbiamo la possibilità di riprovare. Che cosa c'è in cucina? Proviamo a sbagliare. La vasca, il divano no, la tavola no, lo specchio, il lavandino, i fornelli. Conferma. Niente, abbiamo sbagliato, quindi questo sarà falso. Ok, adesso sempre abbiamo detto che gli ebook sono la multicodicalità degli ebook, qui è stato inserito un audio, di un'intervista registrata da me, quindi lo studente dovrà ascoltare l'audio e contemporaneamente rispondere a una serie di abbastanza facili domande. Queste domande questa volta sono state create con Google Moduli. Quindi vedete anche tutte le applicazioni di Google possono essere integrate in EPUB Editor. Ora proviamo ad ascoltare un momento l'audio, non so se si sentirà. Claudia, quante stanze ci sono a casa tua? Allora, nella mia casa ci sono quattro stanze, una camera, un bagno, una piccola cucina e un salotto. Ok, abbiamo sentito un pezzetto. Spero abbiate sentito. Comunque, va bene, è una sorta di intervista dove Claudia descrive la propria casa. Quindi poi lo studente risponderà qual è la sua stanza preferita.
quali oggetti di arredamento ha elencato Claudia. Qualcosa. E che cosa fa Claudia in salotto? Quindi legge, studia, si riposa. Poi invieremo il modulo di Google e potremo visualizzare le nostre risposte. Quindi la prima l'abbiamo risposto correttamente, nella seconda lo stesso, mentre l'altra, va bene, le abbiamo messe a caso. E però, come vedete, il Google Moduli ci dà comunque la risposta corretta, quindi lo studente può fare l'autocorrezione. Ok, ritorniamo al nostro ebook. Nella pagina successiva troviamo la trascrizione dell'intervista. L'esercizio è un classico close, e anche qui con il drag and drop possiamo spostare le parole che mancano. Quindi questa volta non sono parole legate alle stanze o agli oggetti delle stanze, ma ci sono dei nomi, degli aggettivi e dei verbi che comunque gli studenti hanno ascoltato durante l'intervista, che naturalmente possono riascoltare nuovamente, basta tornare nella pagina precedente e confermare. Ok. La pagina successiva invece prevede questo, l'esercizio, vedete un po' il livello di difficoltà aumenta perché in questo caso lo studente deve descrivere la mia stanza, la propria stanza. Quindi, per la prima domanda, quante stanze ci sono a casa tua? Come vedete sono le stesse domande dell'intervista e qui lo studente risponderà. Quali stanze ci sono? Cucina, soggiorno, bagno. Qual è la tua stanza preferita? E infine, lo studente dovrà descrivere la propria stanza preferita, comunque sempre seguendo l'esempio dell'intervista a Claudia. Infine, inviare. Naturalmente in questo modulo di Google non c'è l'autocorrezione, ma in questo caso appunto sarà l'insegnante che poi controllerà le risposte degli studenti. Infine, sempre parlando di multiplo di qualità, è stato inserito un video didattizzato con ED Puzzle. Ora, se non lo conoscete, vi faccio vedere un pezzetto di questo video e poi ne riparliamo tra un po' e vediamo se spero che riusciate a Ciao sentirlo. ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi facciamo un video non troppo lungo, un video breve per parlarvi della nostra cucina un anno dopo. Quindi, dopo un anno di utilizzo, vi dirò più o meno come ci siamo trovati e le cose che sono andate bene, le cose che avremmo voluto cambiare o prendere diversamente. Allora, come vedete, il video a un certo punto si interrompe e ci pone una domanda: da quanto tempo ha questa cucina? Un mese, un anno? Non si sa. Allora, non si sa, se non abbiamo capito, possiamo rivedere la Lungo, un parte video breve per parlarvi della nostra cucina un e anno dopo, riascoltare. quindi dopo un anno di utilizzo vi dirò più o meno come ci siamo trovati e le cose che sono andate bene, le cose che avremmo voluto cambiare o prendere diversamente. Ok, ora ve l'ho ingrandito, almeno vediamo meglio. E come avete sentito, lui, o spero abbiate sentito, ha detto ben due volte un anno dopo. Quindi
La domanda è abbastanza semplice, gli studenti non devono capire tutto quello che viene detto nel video. Questo va spiegato praticamente sempre quando facciamo delle videocomprensioni. E le domande sono mirate a seconda del livello, quindi in questo caso appunto faremo delle domande molto semplici. Quindi abbiamo risposto correttamente e possiamo Allora, continuare. innanzitutto per quanto riguarda gli elettrodomestici, devo dire che gli elettrodomestici che abbiamo preso sia microonde che forno che piano cottura che lavastoviglie sono tutti elettrodomestici by IKEA. Ci siamo trovati bene per adesso, non hanno avuto difetti o problemi strani, quindi anche il forno cuoce molto in fretta, il microonde è bello spazioso, la lavastoviglie non ha dato problemi. Devo dire che come elettrodomestici ci siamo trovati bene. Ecco, quindi l'altra domanda, è contento dei suoi elettrodomestici? Quindi abbiamo sì, no, così, così. Anche qui sicuramente studenti di livello A1 riusciranno a comprendere pochissime parole, però anche dal suo atteggiamento, dal modo in cui dice le cose e molte volte ripete la parola bene, quindi diciamo che immaginiamo che dovrebbe essere contenta. Quindi diciamo ok, abbiamo risposto correttamente e possiamo andare avanti. Ok, però ora per il momento mi fermerei qui. Quindi a questo punto l'ebook è terminato. Quindi, come avete visto, è una sorta di unità di apprendimento o una piccola breve unità didattica sulle stanze e l'arredamento. E naturalmente questo ebook può essere arricchito ulteriormente. Possiamo aggiungere altre attività, altri esercizi, altri lavori sulle immagini. Basta pensare ad esempio a prendere degli oggetti, delle immagini degli oggetti dell'arredamento e inserirle all'interno di un'altra immagine. E allora, scusate, ok, torniamo alla nostra presentazione. E in questa slide, diciamo, ho inserito un po' il riassunto di quello che è stato fatto all'interno dell'ebook. Quindi, abbiamo iniziato con un lavoro sulle immagini, con una semplice attività introduttiva. Le immagini poi sono state rese interattive mediante l'applicazione di Genially. Qui c'è il link, comunque, insomma, lo trovate facilmente, è un'applicazione, una piattaforma molto popolare. E nelle pagine successive sono stati sviluppati quattro esercizi per il lessico usando due funzioni di Pub Editor, la domanda scelta multipla e la domanda vero e falso. Nell'attività successiva, la casa di Claudia, è stata fatta una comprensione su un audio originale registrato e montato con Audacity. Ora, Audacity è un programma un pochino complesso, tra l'altro non è web-based, quindi va scaricato sul proprio PC. È un programma molto buono, permette di fare tantissime cose, però effettivamente è un po' complicato. Quindi dopo vi farò vedere un'altra applicazione online molto più semplice. L'esercizio relativo è stato creato con i moduli di Google e l'esercizio di riempimento è stato sviluppato usando la funzione drag and drop di Pub Editor, mentre quello a risposte aperte è stato usato nuovamente i moduli di Google. Infine è stato inserito un video didattizzato e reso interattivo con Edipuzzle. Ok, allora vediamo adesso le altre applicazioni che sono state usate nell'ebook. Genially, quindi, è una piattaforma educativa per insegnare ed imparare
attraverso contenuti interattivi. Quindi gli studenti si divertono imparando e creando. Vedete che ho messo imparando perché se vengono usati passivamente, nel senso che vengono preparati da noi, ma imparano anche creandoli loro stessi. Immaginate semplicemente se noi forniamo delle immagini ora rimaniamo sull'esempio delle stanze, ma può essere di qualsiasi altro luogo, argomento, può essere l'aula, eccetera, e facciamo rendere l'immagine interattiva agli studenti che devono cercare i nomi dei vari oggetti, delle cose che si trovano nella stanza, inserirle all'interno delle immagini. E queste immagini che poi vengono condivise con gli altri studenti o gli altri gruppi di studenti. Quindi, rendendo interattivi, animati i contenuti digitali, otteniamo un maggior coinvolgimento da parte degli alunni. Inoltre, Genially permette di creare ogni sorta di materiale, perché ora abbiamo visto queste immagini interattive, ma possiamo creare anche delle slide, oppure delle infografiche, si possono fare dei giochi e anche delle escape room. E l'esempio che vi mostrerò, giochi sulla cucina, è proprio un escape room. Quindi qui entriamo in Genially. Come vedrete, la grafica di Genially è molto accattivante. Nell'introduzione diciamo che questa è una serie di tre giochi che riguardano la cucina. Per vincere, devi completare i giochi e raccogliere i tre indizi. Quindi iniziamo. Qui c'è l'indice, risolvi i giochi per ripassare il lessico della cucina. Iniziamo dal primo che è il quiz sul pane. Quindi rispondi alle domande sul pane per ricevere il primo indizio. Prima domanda, come si chiama la parte esterna del pane? E quindi abbiamo una scelta multipla. Come sentite, ci sono anche suoni che sono tipici della gamification del gioco. E qui abbiamo inserito anche una piccola spiegazione su cos'è la crosta, la parte esterna del pane. Quali sono gli ingredienti del pane? Farina, acqua, sale, lievito. È giusto. Il tipico pane francese è la baguette. Cosa si mangia di tipico in Puglia? Galli. Cosa si mangia in Emilia-Romagna? La pianina. A questo punto abbiamo ricevuto il primo indizio che è la lettera A. Andando avanti, passiamo alla seconda attività, al secondo gioco, chi cerca trova. E bisogna rispondere ad alcune domande sulla cucina utilizzando una torcia. Quindi cerca l'elettrodomestico che si usa in cucina. Ecco, troviamo aspirapolvere, lavastoviglie, ecco qua. Giusto. Cosa si usa per aprire le bottiglie? Rubinetto, tostapane, coltello. Apriscatole, ma proviamo. Abbiamo sbagliato. Anche in questo caso possiamo tranquillamente riprovare e andare a cercare il cavatappi. Fine la terza domanda. Dove cuoci la frittata? Bicchiere, padella. Abbiamo il secondo indizio. La prima era una A, adesso abbiamo una D e andiamo al prossimo gioco. Scegli l'immagine che corrisponde alla definizione. Si usa per pesare gli alimenti, e quindi la bilancia. È indispensabile se dobbiamo toccare una pentola che è stata sul fuoco. Si usa per aprire scatolette e barattoli di legumi, passata di pomodoro o altro.
si usa per grattare il formaggio o altri alimenti, e quindi sceglieremo la grattugia, e si usano per aprire scatole e sacchetti. Avremo le foglie. Abbiamo il terzo indizio, che è una G. Allora scriveremo le nostre tre lettere che abbiamo recuperato. Abbiamo vinto. Naturalmente questa escape room dava per scontato che gli studenti conoscano già diverse parole. Infatti questo qui è un gioco che può essere dato appunto, come vi dicevo, per uscire al di fuori dello spazio dell'aula. Quindi questo gioco può essere svolto appunto a casa, nei momenti della giornata che gli studenti preferiscono. Mentre il lavoro che facciamo in classe, quello precedente, era quello di fornire il vocabolario che poi appare effettivamente sul gioco. Quindi diventa un modo divertente, ma credo anche molto utile per fissare, in questo caso era un lavoro sul lessico, quindi per fissare un determinato ambito semantico, quello della cucina. Ma naturalmente si possono fare escape room su qualsiasi argomento, qualsiasi argomento che vogliamo. Ok, passiamo ai video interattivi di puzzle. Allora, mi pare aver visto qualcuno alzava la mano, però non so se forse è meglio se finiamo e poi tanto ci rimarrà spazio per le domande. Sì, meglio se finiamo, diciamo che ovviamente evitare di alzare la mano, ma di usare la funzione domande e risposte per qualsiasi osservazione e domanda. Ok, scusami Roberto, prego. No, perfetto, grazie, Gennaro. Ok, e di puzzle, se non lo conoscete, dovete assolutamente andare su questa piattaforma e provare a divertirvi, perché è veramente divertente, quindi, perché ci permette di caricare video dal nostro PC o prelevarli direttamente da YouTube o da qualsiasi altro canale e creare video lezioni e quiz. Il video che preleviamo da YouTube o che carichiamo noi, è possibile modificarlo, quindi tagliarlo, perché a volte i video sono molto lunghi o ci interessa solo una parte di quel video, quindi possiamo tagliarlo. Ci possiamo inserire annotazioni testuali, quindi in quello che abbiamo visto precedentemente non c'erano annotazioni testuali, però avrei potuto mettere, ad esempio, quando il signore lì parlava del forno, avrei potuto scrivere forno. E si possono inserire anche domande interattive, quello l'abbiamo visto, le quali possono essere aperte o a scelta multipla. Quelle a scelta multipla sono autocorrettive, quelle aperte dovremmo appunto controllarle noi stessi. È anche possibile includere la nostra voce per commentare ciò che avviene nel video. Ok? Quindi possiamo proprio creare quelle che si chiamano delle video lezioni, quindi mettere un video e commentare noi stessi. Questo è molto interessante perché anche questa cosa nella didattica capovolta può tornarci molto utile, cioè far creare delle video lezioni agli studenti. E inoltre l'insegnante può formare la sua classe virtuale, inserire video e compiti per gli studenti, un po' come abbiamo visto con gli ebook di Ornimi, possiamo creare la classe e dare i compiti da svolgere. Ho un altro esempio di puzzle. È questo qui, la casa degli animali.
Ora, questo video qui non so perché ha il volume un po' basso, ma tanto abbiamo già visto l'altro. E questo qui è molto più ricco di domande. La talpa vive nelle gallerie che scava sottoterra. Vediamo solo Dovrebbe questo trovare pezzetto, l'arca. tanto abbiamo già visto come funziona, quindi anche qui la talpa e possiamo andare avanti. Larve, vermi. Ok, però volevo farvi vedere anche all'interno come funziona, perché se io vado, questo sono il mio account, se io vado nell'editor, vedete che questo qui posso tagliare il video scorrendo questo, accorciarlo, oppure posso tagliare anche delle parti centrali del video, quelle che non mi interessano. Quindi una volta che ho scelto la parte di video che mi interessa, posso andare su Questions e quindi inserire domande a scelta multipla, domande aperte oppure delle note scritte che posso aggiungere proprio sul video. Invece andando qua su VoiceOver potrò mettere la mia voce che descrive ad esempio quello che avviene nel video. Ora, in questo caso specifico, YouTube non mi permette di registrare la mia voce. Credo che però non ho ancora provato, perché credo sia una cosa venuta fuori ultimamente, che se scarico il video da YouTube e lo ricarico dal mio computer, credo che si possa risolvere questa cosa. Ok, quindi questo qui è di puzzle, e anche qui c'è una sorta di comunità, quindi possiamo trovare anche dei video già didattizzati oppure trovare ispirazione degli altri. Ecco, come vi dicevo, qui accanto avete la possibilità di creare le vostre classi virtuali, poi qui avete i vostri contenuti. Questi sono i contenuti creati da me. Ok, allora passiamo adesso a, dopo è di puzzle, al Bear Audio Editor. Come vi dicevo, avevo usato Audacity per registrare l'audio precedente. Ma questo Bear Audio è web-based, ovvero è online, completamente gratuito, e con questo possiamo registrare, tagliare, unire, dividere file audio direttamente dal browser. È possibile registrare la nostra voce, aprire file audio locali, anche con il formato URL, quindi basta mettere il link di un audio e ce lo carica su Bear Audio. E dopo la modifica è possibile salvare l'audio nel formato desiderato. Qui c'è un audio che ho preparato apposta per voi. Benvenute e benvenuti al webinar sull'ebook organizzato da Ornimi Editions, 4 novembre 2023. Andiamo rapidamente a controllare, vediamo come è fatto, c'è un po' di pubblicità, ma glielo perdoniamo. Qui ci sono tutti i comandi, è tutto qui. Possiamo, vedete, aprire da un indirizzo web, possiamo registrare. Ciao, sono Roberto e sto facendo un webinar. Lo riascolto. Ciao, sono Roberto e sto facendo un webinar. Se mi piace, lo posso importare e a questo punto ce l'ho qui e posso lavorarci, quindi tagliarlo. Ad esempio, questa parte qui non mi interessa, lo posso cancellare.
e così via. A una volta finito, qui lo posso riascoltare Ciao, naturalmente, sono Roberto. e posso tagliare in mezzo quello che mi pare, e una volta finito, salvarlo in formato WAV, MP3, quello che mi interessa, e scaricarmelo in locale e poi eventualmente ricaricarlo da qualche parte dove mi interessa, ad esempio su un ebook. Naturalmente questo Bear Audio, non è obbligatorio usare Bear Audio, nei nostri smartphone ci sono registratori vocali e applicazioni che ci permettono anche lì di farli con lo smartphone, e i nostri studenti saranno anche probabilmente molto più abili di noi. E quindi lavorare anche con l'audio in modalità di didattica coinvolta è molto interessante perché dando indicazioni ben precise su ciò che devono, su ciò che devono preparare, gli studenti hanno tutto il tempo e lo spazio, quindi vediamo come compiti, per registrare la propria voce, per provare, riprovare più volte, alcuni si scriveranno un testo e poi lo leggeranno, potranno tagliare alcune parti che non interessano loro, e poi proporlo ad esempio al gruppo classe. E questo è diciamo, una delle metodologie che secondo me vanno proprio a abbassare prepotentemente il filtro affettivo, che molti studenti hanno paura di intervenire, di parlare in classe, lo sappiamo bene, e questo magari è dato dalla paura di sbagliare, dalla paura di essere giudicati dall'insegnante o dagli altri compagni o da insicurezze personali. Questa modalità invece di studio permette appunto di avere, come dicevamo prima, l'espansione nello spazio e nel tempo, permette agli studenti di lavorare con tranquillità, senza ansia, e preparare il loro compito audio-orale. Ok, allora, io non so, abbiamo ancora tempo? Non lo so, Sì, posso farvi vedere. allora, sì, Roberto, cioè abbiamo ancora5 minuti. altri 5 minuti di Vai. tempo. Ok. Allora, gli ultimi 5 minuti vi faccio vedere un altro esempio di ebook interattivo. Questa volta non è creato da me, è un ebook sugli animali, però interessante per la multicodicalità, perché vedremo che ci sono anche delle attività diverse. Ora, questo è un esercizio normale, come abbiamo già visto. Qui abbiamo un video, ecco, questo ad esempio è sempre di Pub Editor, però è una scelta multipla con il menu a tendina, quindi un completamento di un testo, un close, con la possibilità però di scegliere la parola. Nel mio invece non l'avevo messo. Ecco, quest'altra cosa è molto interessante perché questo gioco qui. Quindi dobbiamo mettere le immagini nella colonna giusta, cioè se la rana è ovipara, vivipara o ovovivipara, non lo so, ne metto a caso, questa è una foca, non lo so. Però questo gioco qui è stato creato con Learning Apps, che è una piattaforma molto conosciuta, molto utilizzata dagli insegnanti, perché è gratuita e offre una grandissima quantità di attività, di app, le chiamano, diverse tra loro, con drag and drop, completamenti, con giochi, che possono essere appunto creati anche lì. Dopo averci preso la mano, è molto facile e rapido crearli, e
Come vedete, anche Learning Apps, le applicazioni Learning Apps possono essere integrate nell'ebook. Quindi le possiamo creare oppure possiamo trovarle già pronte e inserirle. Poi vediamo, ecco qui un altro gioco. È un altro gioco, una specie di impiccato dove dobbiamo scegliere le lettere. E questo gioco qui invece è stato creato con Wordwall, altra piattaforma dove creare giochi didattici. Graficamente è molto più bella di Learning Apps, soltanto che dà la possibilità di creare solo 5 giochi gratuitamente. E poi bisogna fare un abbonamento, che un abbonamento annuale costa molto poco, però ecco, non è un'applicazione totalmente gratuita. Però anche le applicazioni di questa piattaforma sono integrabili in i Pub Editor, così come sono integrabili le mappe interattive. Vedete, qui ci sono link. La mappa può essere spostata, ci sono link, eccetera. E questa mappa è stata creata, ad esempio, con Kaggle, che è una piattaforma per creare mappe mentali. Ok, ecco, poi questo è un altro esercizio invece che si può fare direttamente da Pub Editor. È un'attività di riordino. Abbiamo sbagliato tutto. Questo è un abbinamento, questo è l'altro come quello che avevo preparato io, eccetera. Ok, quindi vedete che il Pub Editor permette di, è molto versatile, permette di integrare quasi tutti i codici a cui possiamo pensare per un ebook, quindi dalle immagini ai video abbiamo tutto. Ok, concludendo, mi permetto di darvi gli ultimi consigli: seguire le inclinazioni dei nostri studenti, comprenderne i bisogni didattici e adattarsi alle loro richieste, stili di apprendimento. L'altro consiglio è farsi guidare dall'esperienza, ma anche dall'istinto. Variare le attività è molto importante per non rendere noiosa una lezione, ma anche per riuscire a coprire tutti i vari stili e strategie di apprendimento degli studenti, e però fare anche ciò che piace a noi, perché se ci divertiamo noi, questa cosa la comunicheremo anche ai nostri studenti. Quindi buon lavoro con Essenza Digitale. E infine, va bene, arriverà le slide, c'è il webinar del 20 novembre scorso, 28 novembre, su Italiano L2LS Digitale. Ok, Gennaro, io avrei finito.